È ovvio che non va. È ovvio che qualcosa non va, ragazzi. È ovvio che così non si può continuare. Poi oggi lo sapevamo, poteva essere più difficile del solito. C'erano delle cose che non andavano sin dall'inizio, lo sapevamo. Il problema è che se una squadra del genere, che ha già dei problemi a essere squadra, che non è squadra, che la Juventus non è una squadra. Oggi la Juventus non è una squadra. E dovremmo cercare di esserlo nel lungo. Ma se per l'ennesima volta ancora i singoli anche iniziano a sbagliare, è un problema. Ragazzi, siamo messi male, eh? Ragazzi, un punto dopo tre partite. Complimenti al Napoli, partiamo da questo presupposto. E io sono anche curioso di sapere che cosa diranno adesso gli allenatori e i protagonisti. Scaricate OneFootball. Il link è qui sotto in descrizione, ragazzi. Andatevi a scaricare OneFootball. E se anche voi siete curiosi di sapere che cosa succederà. Cosa, se cambierà qualcosa, moduli, non ne ho idea. Martedì giochiamo in Champions. Sono veramente giù di morale perché il primo tempo non avevamo fatto nemmeno malissimo. Poi, come ho ribadito in live su Twitch all'inizio del secondo, eravamo in vantaggio perché il Napoli ce l'aveva regalato. Poi l'avevamo gestita bene. Avevamo avuto anche un buon controllo di palla nel primo tempo. Locatelli si era mosso veramente bene. Morata ha fatto una partita da leone, sempre da solo. Una partita difficilissima quella di Morata. Di quelle partite brutte, scomode, sporche, in cui giochi sempre spalle alla porta, sempre da solo. Perché poi, ragazzi, a un certo punto ci dimentichiamo che le partite durano 90 minuti. E non so come sia possibile dimenticarsi che le partite durano 90 minuti. Con l'Udinese abbiamo giocato 45 minuti. Poi basta. Con l'Empoli abbiamo giocato 20 minuti. Poi basta. Con il Napoli abbiamo giocato 45 minuti. Poi basta. Napoli che parte forte, Juve che va in vantaggio con una cappellata del Napoli e noi tutte le volte, tutte le sante volte, dal rigore di Pereira al gol dell'Empoli fino al gol di oggi di Politano, noi non siamo più in grado di capire che la partita non è finita e anzi deve continuare. Non è normale questa cosa. Non è normale, è sinonimo di squadra malata, è sinonimo di tante cose che non funzionano. A livello mentale e a livello fisico. Ragazzi, siamo molto indietro. Ma non solo in classifica, Anche in prospettiva, su quello che potrà accadere. Poi, se aggiungiamo che Szczęsny ancora una volta ci ha messo del suo, io non so se è stata peggiore la cappella di Szczęsny, il servizio di Dazon che interrompe a tutti nel momento in cui il Napoli segna il 2-1. O la roba che ha fatto Ken che non sono nemmeno riuscito a rivedere correttamente proprio perché da zona una certa ha detto no basta non te la faccio più vedere. Poi già oggi non sto bene perché ieri ho fatto il vaccino, mi sta salendo la febbre, c'ho male a qualsiasi osso, non riesco a tirare sul braccio. A vedere una roba del genere mi è venuto ulteriormente ribrezzo perché ribadisco nel primo tempo tranquilli, ordinati, semplici, senza inventarci chissà che cosa, giocando una partita onestissima. Con la freddezza nel loro unico errore, rimanendo lì, eravamo una squadra scolastica, il massimo che potevo aspettarmi nella partita di oggi. Una squadra ordinata, che ragionava, lucida, che giocava insieme, da squadra veramente. E non lo siamo stati. Non lo siamo stati perché non siamo squadra. È ovvio che eravamo indietro a livello tecnico rispetto a quegli altri. Ragazzi, il Napoli aveva la formazione quasi titolare. E noi eravamo una squadra di scappati di casa. Che a un certo punto è costretta a mettere De Ligt terzino destro perché Pellegrini all'esordio con la Juventus ha i crampi. Tra l'altro, apro parentesi, una buona prestazione di Pellegrini. Poi domani ne parleremo nel dettaglio nelle pagelle. È ovvio che non avevamo le giocate individuali, cioè ci mancavano Cuadrado, Chiesa, Dybala, ragazzi. Ma questa non era la Juve, siamo d'accordo. Il problema è che si sono visti gli stessi problemi che abbiamo visto anche quando c'era davvero la Juve. E il problema è che questa squadra, per quanto limitata potesse essere all'inizio, qualcosina te l'aveva fatto vedere. Il che significa che era stata preparata almeno all'inizio in una certa maniera. Poi scoppiamo. Scoppiamo. Poi non ci siamo più. Poi basta. Poi decidiamo che il cervello lo mettiamo su off. Magicamente. Lo mettiamo su off. Non ci importa più niente di continuare a giocare la partita. Se gli altri fanno gol e danno un accenno di provare a vincere la partita. Per noi va benissimo, anzi, stendiamo un tappeto rosso, non tiriamo un pallone, non palleggiamo più, cosa che invece nel primo tempo si era addirittura vista con un po' di ordine a centrocampo dopo anni, poi abbiamo deciso che basta, era sufficiente così. Io non so qual è il problema, perché probabilmente ci sono più problemi, ci sono tanti problemi. Però
Un altro atteggiamento che non mi piace è comunque il tifoso che anche quando siamo sull'1-1 mi dice la stiamo perdendo, la perderemo, non c'è modo di, non c'è più niente da fare. E addirittura ha paura di mettere dentro un altro attaccante per cercare di vincere la partita. Ragazzi, siamo la Juventus. La Juventus non va a Napoli per giocare con l'1-1, nemmeno in questa situazione di emergenza. E la Juventus, dopo aver perso a Napoli in questo modo, fa i complimenti al Napoli perché ha giocato una partita nel complesso migliore della Juventus, perché si è meritato la vittoria e va a ragionare su tutte le cose che non sono andate nella Juve stessa. Questo è ti fa la Juventus, eh? Sostenerla comunque, ma criticarla, come ti dicevo qualche giorno fa, è giusto criticare quando c'è da criticare, è giusto esaltarsi quando c'è da esaltarsi. Male. Ma male, 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 ma male. Ma poi ribadisco ancora una volta, già è complicatissimo riuscire nell'insieme a fare qualcosa, nel provare a muoverci da squadra perché non riusciamo a muoverci da squadra. Ci mettiamo con gli errori individuali. Ma Szczęsny cosa molla quel pallone? Allora, se ci vuoi in presa, la tieni. Se no, vai verso l'esterno. Non fai una via di mezzo, poi ti scappa, la lasci lì per il tapin. Esattamente come il rigore di Pereira. Il rigore poi trasformato da Pereira, quando hanno fischiato il rigore. La lascia lì e poi deve fare qualcosa. Ripeto, su Ken non ho capito. Perché ho visto veramente un replay velocissimo. Mi è capitato di capire che Rabiot la sfiora e poi Ken tira in porta. E poi Ken tira in porta. Ragazzi, dove ripartiamo? Cosa ci portiamo a casa da oggi? Perché oggi male male, eh? Forse non è chiaro. La Juventus dopo tre partite di Serie A ha fatto un punto. Saremo nelle ultimissime posizioni della parte destra della classifica domani o lunedì, quando finirà tutta la giornata di Serie A. E questo non è il modo migliore per approcciarsi alla Champions e nemmeno per prepararsi alla partita col Milan che andremo a disputare domenica. Siamo a meno 8 dal Napoli. Siamo a meno 8 dal Napoli. Dopo 3 giornate. Non venitemi a dire, però l'abbiamo già fatto e quindi sicuramente lo faremo ancora, perché non funziona così. Non funziona così. Non ci si aggrappa al passato perché il passato non ti deve niente. Quello che è successo è successo. Il ciclo di Allegri, 5 anni, è stato bellissimo. Ma il ciclo nuovo di Allegri te lo devi costruire, te lo devi guadagnare. E lo sappiamo che questa Juve non è all'altezza delle aspettative che abbiamo di tutte le cose che vogliamo fare. Ma non è nemmeno questo. Non può essere nemmeno una Juve che non riesce a battere l'Udinese, una Juve che non riesce a battere l'Empoli, è una Juve che molla completamente sotto il profilo psicologico e fisico contro il Napoli. Non può essere questo, perché se questo è, allora ragazzi, quest'anno lottiamo davvero per non retrocedere. E mi ricordo che quando è finita la partita con l'Udinese avevo questa amarezza, questo senso veramente di rabbia, e non vedevo l'ora di vedere la partita successiva. E in quel momento non avrei mai immaginato di pensare che sarebbe stato il momento più dolce del trittico, perché è l'unica volta che si è riuscito a portare a casa almeno un punto. Sono molto giù di morale. Ho molto giù di morale perché so che la situazione ora è molto grave. Io non credo che il campionato sia completamente finito, che sia completamente sfuggito. Pensarlo alla terza giornata, secondo me, è da matti. Ma se non ci diamo una svegliata, qua l'obiettivo non è lo scudetto, e qua l'obiettivo non è nemmeno più la qualificazione in Champions. Perché bisogna iniziare a correre, a correre, a lavorare, a giocare da squadra. È necessario di iniziare a sistemare tante cose. Speriamo che in questo ciclo di partite pesanti che ci aspettano si possa riuscire a fare qualcosa di decente. Diciamo che peggio di così non possiamo fare, ragazzi.